Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Domani sarà il 1° maggio, festa dei lavoratori. Cosa rappresenta per lei questa festa? Rappresenta che ho quest'età e ho lavorato fino a 4 anni fa, perciò rappresenta qualcosa di buono e di interessante se uno ha il lavoro, a prescindere dal fatto che oggi purtroppo voi giovani non andate troppo bene in questo settore che è importantissimo. Festa dei lavoratori, ovvio. Lei lavora? Disoccupata. Una festa meravigliosa. Come mai? Come mai? Perché sono stato sempre un lavoratore. Se potesse fare un appello al nostro governo proprio per quanto concerne il mondo del lavoro, cosa gli chiederebbe? Gli chiederei di vedere, di riuscire a inserire i giovani e di diminuire gli anni in cui gli anziani, cioè quelli che hanno i 40 anni di lavoro, portarli a 35 come erano prima e aprire la strada ai giovani, che i giovani sono il nostro futuro. Il mio no, perché ormai io però quello dei miei figli sicuramente, e dei tanti altri ragazzi giovani come siete voi. E ve lo auguro di tutto cuore di trovare un lavoro sicuro che vada avanti per, non dico per tutta la vita, ma fare un po' come in America, che cambiano 7-8 lavori, no? Sì. Però si accontenteranno anche in America, no? Gli direi solo di cambiare tutto da A alla Z, che il sistema non funziona assolutamente. Come mai? Come mai? Vediamo tutti, 40 anni fa si stava meglio, invece adesso chiudono tutti, non c'è lavoro, i giovani se ne vanno. Il sistema che è sbagliato, cambiano gli onorevoli ma è sempre la stessa cosa, perciò è da cambiare tutto. Chiederebbe il lavoro per tutta questa gioventù che c'è, che sono disoccupate.